Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Una concorrente del GF 2023 ha infranto il regolamento in modo volontario. La regia l'ha ripresa per ban due volte. Nella casa del Grande Fratello la situazione è sempre più incerta. Nelle ultime settimane, i comportamenti dei concorrenti hanno lasciato di stucco il pubblico. Alcuni di loro, infatti, hanno assunto un atteggiamento discutibile, decisamente lontano dalle regole imposte da Pier Silvio Berlusconi. A far discutere è stata anche la mancanza di provvedimenti disciplinari. Finalmente, però, sembra che tutto questo stia per cambiare. Una delle inquiline, infatti, è stata ripresa in diretta. La regia, nel bel mezzo di una conversazione, l'ha richiamata all'ordine. Ciò è avvenuto per ban due volte. Rimprovero per una concorrente del GF 2023, infrange le regole per due volte consecutive. Il Grande Fratello 2023 è regolato da norme ben precise. I concorrenti devono rispettare determinate linee guida. In caso contrario, rischiano di andare incontro a rimproveri. Ultimamente, sembrava che agli autori non importasse molto tale aspetto. In più occasioni, è stato concesso loro di comportarsi in modo scorretto. Per questo motivo, il pubblico ha gioito davanti a un loro intervento. A finire nei guai è stata una GFina piuttosto criticata. La diretta interessata si è chiusa in bagno con Giuseppe Garibaldi. Non avendo il microfono, è stato impossibile comprendere le sue parole. La regia, questa volta, ha deciso di intervenire. Accortasi dell'accaduto, le ha chiesto di indossare l'attrezzatura in modo corretto. La chef, però, non è apparsa dello stesso avviso. Ha smesso di parlare per qualche secondo per poi ricominciare a interagire con il suo compagno di avventura. Questo ha portato a un secondo richiamo. Allora io lo ripeto, Rosy, il microfono. Guarda che devi indossarlo. Anche nei giorni passati la donna ha cercato di non farsi ascoltare da pubblico. Si è anche nascosta in un armadio con Marco Maddaloni e Giuseppe. Si tratta di una condotta profondamente errata. In un reality show come il Grande Fratello non devono esserci segreti. Il pubblico deve avere la possibilità di seguire i concorrenti in tutte le loro esternazioni. Durante l'edizione dell'anno scorso, Alfonso Signorini era stato molto severo su questo aspetto. C'erano stati dei provvedimenti collettivi per impedire ai singoli di replicare simili atteggiamenti. Per scoprire i prossimi sviluppi non bisognerà fare altro che seguire l'andamento delle prossime puntate. Rosy Cin, ad ogni modo, non sembra preoccupata per l'accaduto. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video. Oh.